Farmer, ho comprato un trattore nuovo. E ciao a tutti i farmer, spero tutto bene. Ebbene sì, ho comprato un trattore naturalmente della Ferrari, ma ora ti spiego meglio il tutto. Prima di parlare di questo mezzo, che è un mezzo storico, cioè sono i mezzi che hanno fatto la storia, devo dirti un po' l'esigenza che abbiamo riconosciuto nell'ultimo periodo, che è quella di avere un trattore basso per entrare nel vigneto a fare tutte le operazioni, lavorare un po' il sottochioma, fare i trattamenti. Quindi mi serviva un trattore isodiametrico. Cosa vuol dire isodiametrico? In soldoni vuol dire che le ruote sono della stessa grandezza. Tendenzialmente sono trattori specializzati, la BCS con la Ferrari la fa da padroni, ci sono gli Antonino Carraro, altri ottimi isodiametrici, insomma l'esigenza era quella. Il problema però era giustamente trovare una buona offerta, e qua arriviamo subito al prezzo, 3.800 euro, e qua non c'è già da parlarne con nessuno. Prezzo naturalmente buonissimo, targato, quindi posso circolare su strada. Un vecchiettino che purtroppo alla veneranda età di 90 anni è mancato, e quindi i figli hanno venduto il trattore e qua sono entrato in gioco io. Ora però un trattore del genere, che comunque vedi è degli anni più o meno 70, però è tenuto a Dio, anche perché qua ragazzi non c'è elettronica, è tutta meccanica, ha bisogno di qualche lavoretto. Facciamo un pochino un giro per andare a vedere che cosa c'è da andare a fare, perché lo faremo naturalmente insieme. Sapete che questi video dove vado a prendere un qualcosa super in offerta, lo rimettiamo insieme un pochino a nuovo, ci stanno piacendo come community, vi vedo belli caldi, quindi naturalmente faremo un lavoro, ma a fine video vi dico, perché mi servirà qualcuno che mi dia una mano proprio nel mettere a posto, ma ti dico tutto questo a fine video. Parlando naturalmente di officina e di trattori, ma anche a livello agricolo, non mi resta che ricordarti che naturalmente sto utilizzando tutto il vestiario di Diadora Utility, con punta naturalmente che ci permette di essere al sicuro se mi cade qualcosa. Insomma, in poi, oltre a essere bello elegante, sto al caldo, perché in questi giorni dove fa caldo, freddo, insomma è niente a malarsi. Avere un vestiario efficiente e soprattutto scontato, perché per la nostra community c'è il codice sconto di noi tutti farmer, è veramente una roba doverosa, quindi ve lo lascio qua in descrizione. Ma ora ritorniamo al trattore. Stiamo parlando del Ferrari 75. Qualche informazione sul mezzo. Parliamo di un motore Lombardini bicilindrico, 35 cavalli, ottimo, un bel ciocco, grappa intanto gira, vabbè, è curioso, ci sta. Stiamo parlando di circa un mezzo lungo 3 metri, lo spazio, quindi la larghezza ruota a ruota è di 1 metro, quindi veramente ottimo per circa 1,20 m di larghezza totale. Insomma, passiamo in ogni vigneto. Questa cosa qua ci servirà particolarmente l'anno prossimo, quando andremo a fare un nuovo vigneto. Non ti dico ancora dove, non ti dico ancora quando, però col nuovo vigneto potremo stringere le file, perché avremo un trattore che ci passa. Altre caratteristiche importanti: abbiamo l'idroguida, molto importante soprattutto per darci una buona sterzata e manovrabilità, soprattutto in capezzagne molto strette. Abbiamo un baricentro molto basso, quindi che cosa vuol dire? È un trattore che tendenzialmente è pensato per essere attaccato al terreno, anche e soprattutto su dislivelli importanti. Abbiamo nel nostro retro un sollevatore, probabilmente lo cambieremo perché ha già le biglie integrate. Questa cosa non ho ancora capito se mi può piacere o no, vediamo, la valuteremo insieme. Naturalmente abbiamo una presa di forza ottima. Che cosa dire ancora? Abbiamo varie velocità, però quelle le vedremo successivamente quando lo andremo a utilizzare. Quindi abbiamo la velocità ridotta e la velocità quella a strada. Marcia unica, un inversore di direzione, che comodo, fa sempre comodo. Andiamo a vedere però i lavori da andare a fare. Parlando di un trattore del genere e di un prezzo del genere, non ci si può stare a soffermare troppo sui lavori a fare. Certamente l'abbiamo acceso, l'abbiamo controllato, abbiamo guardato, però non possiamo fare proprio tutte le, insomma, non potevo rompergli ancora le balle.
O era così. Quindi diamo un'occhiata un pochino insieme ai lavori da andare a fare. Sul muso abbiamo predisposto i fanali e le frecce. Se tu vai a vedere qua c'è ancora il buco delle frecce. Quando è stato ripitturato e riverniciato tutto il trattore non sono state messe. Mi ha detto che non sapeva dove il marito le avesse messe. Quindi dovremmo comunque andare a studiare la fanaleria. Fanaleria che comunque mi funziona, perché sul retro, invece sul posteriore, ho frecce e fari e funzionano. Quindi sappiamo che comunque la centralina sta lavorando. Centralina è una parola grossa. Quei tre cavi che ci sono funzionano. Ci manca di sicuro il lampeggiante attaccato alla roll bar o comunque messo in modo visibile. Mi manca anche un faro che mi vada a proiettare il faro di cortesia, mettiamolo così. Voglio riuscire a vedere magari d'inverno se attacca un attrezzo o no. Abbiamo che funziona comunque la luce della targa, quindi sulla fanaleria siamo messi abbastanza bene. Uno dei grossi problemi che ha questo trattore nell'andarlo a accendere e provare è che i freni sono praticamente non frena. Punto. Cioè, devi stare attento perché proprio non frena. Questa qua sarà una delle cose da, insomma, studiarsi bene. Non so ancora in questo istante se è solo un problema di spurgo, quindi probabilmente abbiamo dell'aria, va spurgato. Sono abbastanza sicuro che non siano freni a disco, ma siano freni a tamburo. Naturalmente va fatta una manutenzione, andranno smontate le ruote e dato a controllare un minimo a che punto siamo, comunque anche della storia di questi freni e pastiglie. Noi non abbiamo grosse pendenze, però circolando su strada io voglio la sicurezza che comunque se attacco anche un rimorchio o altro la macchina freni. Altre cose da andare a verificare: l'olio, il livello dell'olio c'era, lei mi ha detto che l'ha cambiato, l'olio è abbastanza, devo dire, scuro, quindi comunque andrà tolto l'olio, andrà controllato la coppa dell'olio che troviamo qua sotto, così vi faccio vedere anche il sotto, andrà controllato il filtro dell'olio, vedere in che stato è, andrà controllato il filtro dell'aria, a occhio non mi sembra messo benissimo. Andremo a fare tutte i nostri controlli del caso. Andremo, credo, a cambiare il livello dell'olio del sollevatore. E parlando di sollevatore, quindi di prese idrauliche, dovremo di sicuro andare a fare un discorso se capire se ampliare, quindi aumentare le prese idrauliche che ci sono, che attualmente non ci sono, se non per appunto l'idroguida e il sollevatore, magari riuscire ad attaccare qua alcune prese idrauliche. Per questo, se non sbaglio, ci sono i deviatori, non sono assolutamente pratico, servirà di sicuro dargli un'occhiata abbastanza vigile. L'altro problema che abbiamo è sul numero di giri. Non so perché le ore vanno, la stanghetta dei giri del motore, della velocità, non va. Ora, lasciando stare che non te l'ho detto prima, questo mezzo ha 800 ore, cioè niente. Fate conto che la vita media di un trattore del genere si misura in ore, non in anni, può lavorare benissimo sulle 10.000 ore. Ora, naturalmente dobbiamo fidarci, vedendolo comunque ha fatto poche ore nella sua vita. Sono però importanti capire quanti giri sta andando a fare al minuto, soprattutto quando dovremo andare a settare certi macchinari. Penso attacchiamo una trincia, penso quando utilizzeremo l'atomizzatore, per sapere la velocità a cui stiamo proseguendo, abbinata naturalmente al prodotto rilasciato. Quindi sarà a sistemare. Mi dispiacerebbe mettere quelli digitali, mi piacerebbe riuscire a trovare comunque un qualcosa ancora di originale. C'è da dare una controllata alle gomme, però hanno ancora vita. Controllare naturalmente il freno a mano, che naturalmente stesso discorso dei tamburi, non funziona, non si inchioda come mio desiderato. Le marce si inseriscono bene, io credo che più o meno i lavori da fare appartengono più alla manutenzione, se non dopo qualche lavoro, ribadisco, la fanaleria, i contagiri che sono comunque marginali come lavori. Per fare questo però io ho due possibilità: o porto questo trattore dal meccanico, lo faccio sistemare perché non sono in grado, soprattutto vorrei che venisse comunque revisionato un attimino tutto, ricontrollato tutto da uno sguardo esperto di chi ci sa mettere le mani, e io sono
troppo ignorante in quest'ambito per riuscire a sistemarlo. Quindi lo porto, me lo riconsegna, ve lo faccio vedere riconsegnato, oppure riusciamo a trovare nella community un qualcuno o un agricolo veramente esperto o un meccanico che venga qua e andiamo a realizzare una serie di video insieme su come andare a rimetterlo a nuovo totalmente. Naturalmente questa seconda opzione sarebbe quella che mi piace di più, perché uno mi permette di imparare molte più cose e soprattutto ci permette di creare una serie di contenuti e anche portarci un pochino all'indipendenza su mezzi del genere che si trovano ancora veramente a prezzi stracciati e funzionano ancora veramente molto molto bene. Ultimo problema è un problema non tanto del trattore, ma un problema un attimino più strutturale. Io sono alto 2 metri, ora vi voglio far vedere una cosa. E con questo sedile io praticamente guido in modo totalmente senza senso. Va cambiato il sedile, va preso un sedile che sia un pochino più, cioè insomma, che mi permetta di arretrare un attimino di più. Non so, dovrebbe anche, secondo me si riesce a alzare anche un pochino il manubrio che naturalmente è della Smart, che naturalmente andrà cambiato, perché no, cioè proprio la Smart no, mi dispiace, cioè è infattibile. Comunque sarà uno dei problemi che naturalmente non inficia nel funzionamento del trattore, però non mi permette naturalmente di utilizzarlo in modo agevole. Cioè, vedi, io sono alto, che cosa ci devo fare? Siamo tutti alti qua e quindi dobbiamo trovare una soluzione. Non so, alzare manubrio, non lo so, c'è da trovare una soluzione. Quindi un po' qua la palla passa a voi. Io vi lascio qua sotto una mail. Se qualcuno è un bravo meccanico, ragazzi, cioè bravo vuol dire voglio fare, uno è un attrezzo che ci tengo, cioè deve essere uno veramente che sa mettere le mani e sa di che cosa parla, perché dopo vorrei creare video fatti bene, voglio fare anche una selezione magari di che cosa arriva. Naturalmente andrà fatto in vari step, uno step dove incominciamo a vedere che cosa manca, lo smontiamo, ordiniamo i pezzi e dopo lo andiamo a riassemblare. Mi piacerebbe molto, ve lo dico francamente, perché credo che sia questo Pimp My Tractor un contenuto figo, però ribadisco, la palla passa a voi. Nella maniera in cui non trovo nessuno, io il trattore comunque nel giro di 20-25 giorni voglio metterlo a posto, quindi è una roba che dobbiamo assolutamente fare. Cosa ne pensi? Questo trattore è un gioiellino, spero che possa nascere una bella serie. Qua sotto nei commenti dimmi la tua. Ho fatto bene? Ho fatto male? Dovevo fare un'altra roba? Non dovevo prenderlo? Hai dei consigli? Vedi qualcosa che manca e dici, Matt, io aggiungerei anche questa cosa qua? Di sicuro una cassetta degli attrezzi ci manca. Roll bar ha una certificazione, non mi fa impazzire perché è molto scomodo così, mi piacerebbe più sul davanti. In futuro mi piacerebbe avere anche la benna davanti, quindi ci sono una serie di robe che... qua sotto nei commenti. Ora la palla passa a voi e per oggi è tutto. Farm, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.